Fino a quando arrivi? Parto, ritorno a Los Angeles domani. Domani. Cos'è che ti lega così tanto a Reggio? Sono cresciuto qua, andavo in giro in bicicletta qua, tutti i miei amici, tantissimi ricordi, speciale. È differente perché quando siamo arrivati in macchina con tutti i miei compagni di Nike, mi stavo dicendo, guarda, non hai mai pensato che uno dei migliori giocatori dell'NBA è cresciuto qua, non puoi essere più lontano da Los Angeles, un giocatore di pallacanestro. Vuol dire che ogni sogno è possibile. Hai detto che vuoi dare una mano al basket italiano. Sì. Cosa vuoi fare? Che idea hai? Spero di un giorno crescerlo con una scuola che insegna pallacanestro, però non solamente pallacanestro, no? Ci sono le cose che di sport che è anche importante, no? Scrittura, marketing, business, tutte le cose così. Allora puoi rimanere vicino alla tua passione, però puoi fare un altro modo di lavoro che magari ti interessa. E un sogno per me è avere una scuola in Italia che fa questo. Voglio sapere un po' di più quello che come si dice, che necessita. E mi piacerebbe moltissimo aiutare, perché mi piace venire qua. L'ultima volta che sono venuto qua ho fatto un passaggio, tutte le persone, ciao Kobe. Bene. Mi lasciano in pace e ritornate. Ho la pace qua, la pace. Allora sempre voglio ritornare. È una cosa differente perché in America è difficile capire, però c'è un amore, questa città è molto differente. Allora, per esempio, i miei figli in America non possono avere le cose che ho avuto lì. Quando parto a casa faccio un giro con i miei amici, siamo lì in una piazza, un gelato, stiamo parlando, ci stiamo divertendo, le cose normali. In America non si può. E penso che perdono questa cosa. Allora se lo dico a loro è impossibile capirlo perché non hanno mai visto. Però questa è la cosa più importante, avere questi momenti. Difficile averlo. Qual è il ricordo più bello che hai di Reggio Emilia? Ricordo più bello di Reggio Emilia. Abbiamo fatto un spettacolo quando avevo 12 anni, con la scuola. Abbiamo fatto un ballo. Questa è la cosa più divertente che mi ricordo. Molto differente, no? Pensavo magari un ricordo di pallacanestro, però no. Una cosa differente, perché ero lì con le mie sorelle e tutti i nostri amici a praticare ogni giorno per questo spettacolo davanti a una città. Questo mi ricordo favorito.